Far comprendere l'importanza degli alberi come compensatori delle emissioni di anidride carbonica è lo scopo del progetto che vede coinvolti studenti dell'Istituto Fedi Fermi di Pistoia. Scenario per la sua realizzazione è stato il Parco di Igea, la grande area verde alle porte della città dedicata alla ricerca e alla sostenibilità ambientale che ha aperto loro le proprie porte. Qui ragazzi e ragazze, cellulari alla mano e dotati di schede identificative, hanno mappato gli alberi e le piante presenti. Al loro fianco docenti del Fedi Fermi e ricercatori del CNR. Hanno dovuto individuare alcune specie sulla base di un elenco che gli abbiamo fornito e adesso dovranno poi individuare le specie che secondo loro assorbono la maggiore quantità di CO2 e poi dovranno confrontare queste specie con le loro emissioni e si renderanno conto che le piante che ci sono nel nostro ambiente urbano non sono sufficienti a compensare queste emissioni e quindi questo li dovrebbe portare a migliorare le loro abitudini quotidiane e le loro attività in una chiave di riduzione delle emissioni. Per comprendere quanto le piante riescono ad aiutarci nell'abbattere la presenza di anidride carbonica nell'aria, cerchiamo di capire insomma quanti alberi ci vogliono per compensare almeno in parte alcune delle emissioni più inquinanti. Un'autovettura mediamente produce 150 grammi di anidride carbonica per chilometro, quindi in un anno si stima la necessità di piantare almeno 10, cioè di avere 10 alberi per compensare l'anidride carbonica prodotta in un anno con un consumo medio diciamo di 20.000 chilometri, considerando le specie più efficienti e anche di notevoli dimensioni, ecco, per cui serve tempo e alberi.